Caccole. Ok, ciao a tutti da Sterrato, siamo qua per un nuovo video. Oggi puntiamo a un trentino, si inizia a fare seriamente. Speriamo, io non so se li porto a casa molto bene. Infatti io sono qua solamente per evitare che Luca detoni a un certo punto. Però direi che lo lascio andare avanti, così lui mi dà il ritmo. Io in caso comunque guardo il cardiofrequenzino. Insomma dai, mi sono preparato. Comunque oggi facciamo un bel giretto che abbiamo già fatto in realtà, ma la GoPro ha cancellato tutto. La vita è proprio infame. Perché è una merda, Paolo? Perché si è appena formattata la scheda SD della GoPro. Top. Ah, ma alla fine della salita? Fantastico. Facciamo Torricelle, Avesa. Avesa, Montecchio. Passando da Valborago, che è una bomba pazzesca. Canyon attaccato a Verona. Esatto, quindi oggi c'è davvero un bel paesaggio. Speriamo che Luca non detoni. Dai. Siamo appena lasciati alle spalle Verona, ora la direzione è Avesa, collinando le Torricelle sul sentiero 262 in direzione della Valborago. Vai Luca! È comunque sinistro. Sì. Però poi si va a destra. Sì, esatto, si va a sinistra e poi si attacca a destra. E5, direzione Montecchio. Ora il ritmo si abbasserà notevolmente perché il Borago ha delle pietre grosse così. Giganti. E saranno anche abbastanza slipperi. Sì, decisamente slipperi. Madonna, che fango che c'è qua. Fango ne abbiamo? Questo è il classico terreno del Vaio Borago. Difficilmente corribile. Siamo a 7 km. Sì, anche meno. Un po' meno. La figata di questo posto è che è veramente attaccata a Verona. E pensa che volevano fare proprio quest'estate tutte linee qua sopra. Ci sono un bel po' di cittadini che si sono opposti, hanno creato il fondo Alto Borago e sono riusciti a fare in modo che questo terreno venisse tutelato. Senza di loro non potremmo neanche essere qua a cambiarci. Esatto. Saranno 20 metri, anche di più, fino su in cima. Qua. Sono abbastanza senza parole. Ciao proprio. Guarda, guarda che c'è. C'è anche il cartello. Avesa, Montecchio e poi lì c'è un omino che ha una faccia. Figata. La difficoltà tra l'altro del tragitto è proprio anche
non continuare a fermarsi per guardare quanto è figo il posto. Per poter guardare quello che è intorno devi per forza fermarti. Assolutamente, perché sennò sei a terra. Sei sicuro. Morto. Che bomba. Figata. Tra l'altro quella lì è l'unico modo per uscire da qui. Adesso si sale. Yes. Dai. Quasi finito il vaio, adesso dovrebbe iniziare a salire e uscire dal canyon. Eccolo qua. Attento che è fangosissimo. Siamo arrivati a Montecchio, qui c'è una bella fontana vicino alla chiesa dove ci si può rifornire senza problemi. Pausa pranzo. Pranzo. Spuntino. Sì, dai, spuntino. Per questo giretto di 30 km, tu ti sei provato? Allora, io ho mangiato già due barrette, più ho un mezzo litro d'acqua con maltodestrina, insomma, e 70 grammi circa. E in più ho fichi secchi che mi ritengo se proprio alla fine sono cotto, e tipo mandorlato. Mandorlato? Cantonucci, non so come si chiama. Ah, Cantucci. Cantucci, non Cantucci. Cantonucci, ok. No, io invece mi sono provato via tre gel da mangiare, uno ogni ora, e una Cliff Bar, che sono buonissime e hanno un logo pazzesco. L'obiettivo comunque col cibo nei giri lunghi è sempre cercare di integrare quasi tutte le calorie che si perdono. Ora abbiamo lasciato Montecchio, direzione Ponte di Veia, anche se non ci arriveremo oggi perché lo allungheremo troppo rispetto alle tabelle che abbiamo. Ah, ci si riposa qua. Beh, giro stupendo, a parte adesso che c'è un po' di fanghetto, però sentiero divertente. Per me spettacolare, ovviamente lasciamo le tracce in descrizione, andatevelo a vedere se siete della zona perché ne vale davvero la pena. Direi che la chiudiamo con più di 30 alla fine. No. 30? Secondo me chiudiamo a 30, giusti giusti. 30 secchi con 1002. Sì dai, 1002, 1003. 1003. Tanta roba. Yes, iscrivetevi al canale. E da stasera è tutto. Ciao.